Vastese e Fano si dividono la posta in palio, succede tutto nella ripresa, apre Alessandro, risponde Tortori sul rigore. Ma andiamo per ordine, nei biancorossi D'Addario conferma l'11 che ha travolto il Nereto 7 giorni fa, l'ex di giornata Diallo titolare sulla fascia sinistra. Catalano risponde con un 4-2-3-1 con Casolla terminale offensivo. La Vastese parte con il giusto piglio, al 7° ci prova Alessandro, tiro deviato in angolo. La prima conclusione degli ospiti arriva al 18° con Broso che calcia alle stelle dopo una bella azione corale. Al 29° occasione per Casolla, la sua conclusione viene smorzata da Di Filippo e Di Rienzo in uscita blocca senza patemi d'animo. Al 37° tiro cross di Ricci con Di Rienzo costretto a tornare sui propri passi per bloccare la sfera. Al 39° si rivede la Vastese con una conclusione di Alonzi che non trova la porta e questa l'ultima azione del primo tempo. Passiamo alla ripresa con le immagini di Edoardo D'Addario, subito pericolosi marchigiani con un colpo di testa di Casolla al 6° attento di Rienzo che si distende e blocca. Al minuto 11 calcio piazzato per i Granata con Herrera, il numero 10 non trova la porta. Il Fano per lunghi minuti gestisce la Vastese, sembra non essere in grado di sbloccarla, ma al primo tiro in porta i biancorossi passano al minuto 37. Punizione di Agnello, sbuca Alessandro che spinge la palla in rete per l'1-0. Questo è il gol del numero 10 biancorosso. Quest'ultimo ci riprova al 36°, conclusione debole centrale. In pieno recupero arriva il pareggio beffa del Fano, contatto in area di rigore biancorossa con Lenoci che tocca un giocatore marchigiano al minuto 48. Il direttore di gara Valentina Finzi non ha dubbi e assegna il penalty. Sul dischetto va Tortori che spiazza Di Rienzo e fa 1-1. Da qui a fine gara non succede altro, la Vastese mastica amaro perché viene raggiunta nel finale. I locali salgono a quota 28 in classifica, il Fano bravo a crederci, agguanta un punto prezioso in chiave salvezza. Mister, 7° risultato utile della sua squadra, 5 vittorie e 2 pareggi, ma oggi vi è mancato calciare in porta su tutto. Queste sono partite che si vincono anche in questo modo contro un'ottima squadra che è il Fano. E ci sono determinate partite che le devi vincere in questo modo, perché si sbaglia una palla e devi punire. Invece noi non ci siamo riusciti, però devo dire che comunque dall'altro lato anche loro hanno fatto una buona partita, quindi è stata una partita molto combattuta e quindi ci siamo annullati a vicenda. Una partita equilibrata, c'è il rammarico però per aver preso il pareggio proprio in pieno recupero. Sì, cioè questo rammarico, potevamo fare meglio, però al di là ora del singolo risultato, del singolo episodio, però in quel momento lì siamo partiti 2-3 volte in contropiede, in 5, in 6, con la foga di andare a fare il secondo gol, ma potevamo anche gestirla un po' meglio, però ci sta. I ragazzi si sono impegnati al massimo, hanno fatto e hanno corso in un momento non bellissimo nostro, perché comunque ci stiamo riprendendo, sono 15 giorni che ci siamo riorganizzati, quindi fare 3 risultati positivi è già una buona cosa. Mister Catalano, giusto il pareggio per quello visto in campo, forse i punti meritavate anche di più della Vastese, avete calciato di più in porta. Ma sì, incontravamo una squadra forte in salute. Voi conoscete meglio di me e sono contento perché avevamo una serie di incognite legate ai 40 giorni fermi, legate ai 14 casi Covid che abbiamo subito nelle ultime settimane, e quindi onestamente sono molto contento della prestazione della squadra, sia in termini di compattezza, sia in termini di spirito, sia in termini di proposta di gioco. È chiaro che è giusto che la Vastese oggi recrimini il fatto di aver subito gol al 90°, però insomma penso che la squadra avesse dimostrato di meritarlo questo pareggio. È un punto importante perché fa morale e un minimo muove la vostra classifica. Ma sì, la classifica per carità è importante, ma noi siamo veramente, oggi era l'inizio di un nuovo campionato, è come se avessimo fatto un ritiro e si ripartiva oggi. È importante perché abbiamo dato un segnale, da qualsiasi punto di vista lo andiamo a vedere, abbiamo dato un bel segnale.